E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Federico Fornaro del Partito Democratico per parlare con il Presidente della Giunta delle Elezioni, per parlare con lui dello scontro all'interno del terzo polo, dopo che Renzi ha deciso di diventare direttore del Riformista. La cosa non è piaciuta a Calenda, c'è stato un crescendo di polemiche sul ruolo di Renzi fino alla quasi rottura. Ammesso che ci sia questa rottura, le volevo chiedere come giudica questa grossa frizione che c'è nel terzo polo. Non poteva andare altrimenti, visto che la politica non ci ha mai regalato, diciamo, la gioia di una fusione tra due forze politiche, ma più che altro tante belle scissioni. Tanto credo che debba esserci il massimo rispetto per le dinamiche, il dibattito interno ad un altro partito, credo sia una regola che personalmente ho sempre seguito. Detto questo, quando si misero assieme, apparve a molti come una sorta di matrimonio di interesse. Renzi all'epoca aveva necessità di un supporto per superare la soglia di sbarramento e Calenda, detto molto pragmaticamente, non aveva le firme, visti i tempi molto ristretti conseguenti alle elezioni anticipate, per partecipare alla competizione. In quella fase fu un matrimonio di interessi, dopo si era costruito, invece l'idea, di una soggettività unica, con Renzi che sembrava lasciare un po' il passo a Calenda. Quest'ultima mossa di Renzi ha un po' spiazzato Calenda, da qui diciamo questa batteria di dichiarazioni che normalmente preannunciano non accordi ma tensioni. Senta, lei quando ha saputo che Renzi diventava direttore del Riformista, che cosa ha pensato? Considerato poi che poi sono stati tirati in ballo tanti esempi del passato, tra cui quello di Mattarella, direttore del Popolo. Ma credo che, detto da me, che ha molti difetti, ma certamente non quello di aver mai sostenuto Renzi, onestamente la battuta che mi è venuta è che Renzi è un genio, perché solo a lui poteva venire in mente una cosa di questo genere e anche la proprietà di scegliere Renzi. Sta dentro il personaggio, ritagliarsi uno spazio, pensare che attraverso un giornale che magari non venderà centinaia di migliaia di copie, ma entra in tutte le rassegne, insomma, era ed è probabilmente un rafforzamento anche del suo ruolo che oggettivamente nella dinamica interna al terzo polo era stato un po' oscurato da Calenda. Di qui, a mio giudizio, la risposta di Calenda che si è sentito, come dire, un po' messo in discussione nel ruolo di leader, diciamo, del cosiddetto terzo polo. Senta, questo era un momento propizio per sfruttare da parte di quello che si chiama terzo polo le difficoltà che stava incontrando il centrodestra con Berlusconi e anche la nuova fase politica che stavate vivendo voi? Io ho una tesi radicalmente opposta, magari sbagliata, ma la mia personale impressione è che la vittoria della Schlein, nei modi e nelle forme in cui è avvenuta, ha cambiato radicalmente la prospettiva, e si manifesterà, a mio giudizio, sempre più un processo di polarizzazione, non solo nelle due leadership femminili, Meloni e Schlein, ma anche in qualche modo in un bipolarismo d'antan, destra-sinistra. Cioè, stante l'attuale legge elettorale, che non è una variabile indipendente, il turno unico sappiamo cosa impone, io spazio per un terzo polo non lo vedo più. Vedo invece un centro, un partito di centro che guarda verso sinistra e un partito di centro che guarda verso destra, a mitigare in qualche modo gli estremi e gli eccessi, tra virgolette, delle due leadership forti femminili. Questo lo dicevo all'indomani della vittoria della Schlein. Se la situazione all'interno del terzo polo andrà verso
verso quello che si legge in queste ore, questo a mio giudizio confermerebbe questa analisi, perché probabilmente, anche in ragione della rottura, probabilmente si abbandonerà l'idea di un terzo polo autonomo, indipendente e alternativo, e probabilmente potrebbero andarsi a ricostituire, anche alla luce di quello che succederà evidentemente in Forza Italia nel medio periodo, un polo, ripeto, un centro che guarda verso, più verso la sinistra, come fu la Margherita di Rutelli per capirci, e un centro che guarda verso destra, come è stato in questa fase o nella fase migliore, diciamo, Forza Italia, che lo ricordo sdoganò Fini, quindi guardò verso destra anche nel momento di massimo risultato e consenso elettorale. Senta, Calenda e Renzi come se lo dividono questo sguardo a destra e a sinistra? Questo non lo so, tenderei a dire, visto il comportamento in alcuni territori, che c'è più disponibilità di Italia Viva a superare questa barriera psicologica verso il centrodestra. Quindi lei pensa che, insomma, questo dividendo lo raccoglierà un po' Lupi, dei renziani? L'area di Lupi o comunque... Io credo che Lupi, con massimo rispetto e simpatia, ma potrà essere un soggetto che parteciperà, diciamo, alla costruzione o alla ricostruzione di un centro che legittimamente si allea con la destra e con la Lega. Questo non vedo, diciamo, Lupi in questo momento in grado di raccogliere una dimensione nazionale significativa. Però certo. Voglio dire, quindi ecco, Renzi potrebbe sfruttare la crisi di Forza Italia per aprire una nuova... Renzi è un movimentista, è un uomo di movimento, coglie anche prima di altri i cambiamenti. Credo che quando nacque Italia Viva, tra questi suoi obiettivi, tra gli obiettivi probabilmente c'era anche questo. Alla fine il gruppo dirigente di Forza Italia ha scelto un'altra strada, però diciamo il dopo Berlusconi, augurando che sia ovviamente il più tardi possibile, quindi colgo l'occasione per fare gli auguri di pronto ristabilimento per il presidente di Forza Italia, è evidente che porrà delle questioni. Lì c'è, al di là, diciamo, della struttura del partito, un bacino di consenso elettorale significativo. Renzi credo che abbia accarezzato per qualche tempo l'idea di essere lui l'erede, diciamo, di quella tradizione, di quel mondo, scontando però che quel mondo non lo vede come un leader di riferimento, o almeno non l'ha visto fino ad oggi. Che futuro prevede per Calenda? Che si è un po' tagliato un po' tutti i ponti. Calenda ha dimostrato, come dire, una sua forza, una sua capacità di consenso, molto significativo il risultato ovviamente amministrativo di Roma, però non dobbiamo neanche dimenticare il consenso che ebbe quando fu eletto nelle liste del PD nel collegio nord-est alle europee. Calenda deve un po' decidere, se mi passa la battuta e con rispetto, cosa fare da grande. Io ho l'impressione, però ripeto, è un'impressione, che lo spazio per un partito che sia alternativo, quindi abbia la dimensione organizzativa di consenso alternativo al centro-destra e al centro-sinistra, in una posizione quindi totalmente centrale, non ci sia. Però Calenda è convinto del contrario, certo. Diciamo, il tempo dirà chi ha ragione. Ecco, chi è che tira un sospiro di sollievo da questa situazione? La Schlein o la Meloni? Questa fase, secondo me, non impensierivo nessuno. Il punto vero è, mi pare, diciamo, però sarà il passo successivo, se questa divisione ci sarà e si interromperà questo percorso, ovviamente l'impatto parlamentare, perché bisognerà capire quanti deputati staranno con Renzi e quanti con Calenda, e se saranno sufficienti per costituire un gruppo autonomo. Chiarissimo. Grazie come sempre a Federico Fornaro del Partito Democratico.